In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo. Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata». Tutte queste cose Gesù disse alle folle, con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti». Dicono che il diavolo sia lo scimpanzé di Dio, cioè il suo grande emulatore, e allo stesso tempo il suo fine falsario. E così Dio semina la parola nei terreni fragili e complessi degli uomini, prendendo a prestito il nobile lavoro del contadino, e anche lui, il demonio, si maschera da agricoltore per andare a seminare esattamente dove semina Dio. Dio semina il grano, lui la zizzania. Dio semina la parola, il diavolo la menzogna. Dio semina i figli del regno e lui i figli del maligno. Così il terreno del mondo, il giardino dell'Eden, viene contaminato. Non c'è niente da fare. Ormai dobbiamo convivere grano e zizzania insieme. E non ci venga in mente di far piazza pulita della zizzania, perché anche dentro di noi coesistono grano e zizzania. Rischieremmo un suicidio collettivo.